Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto. Dio benedica la lettura della sua parola. Leggiamo nel libro della Genesi, al capitolo 2, il versetto 3. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Sostanzialmente, seppure in forme diverse, questa espressione ricorre innumerevoli volte in tutta la scrittura a partire dalla Genesi. Il settimo giorno e Dio si riposò dall'opera che aveva fatto. È scritto così. Ma veramente il Signore si riposò nel senso del riposo da noi inteso, cioè motivato da stanchezza, affaticamento per un lavoro svolto? Può Dio stancarsi? E può Egli avvertire la fatica degli esseri umani? E sono i movimenti di Dio limitati dall'estensione dei suoi tendini o dal gonfiarsi dei suoi muscoli? È Dio schiavo della forza di gravità da avvertire il peso dei suoi stessi passi dopo una lunga passeggiata? Può la sua vista essere soggetta a stanchezze e ad affaticamento? È scritto che il cielo è il suo trono e la terra lo sgabello dei suoi piedi. È lì che va a riposarsi dopo essersi sentito stressato dai miliardi di preghiere che gli vengono rivolte ogni giorno? Eppure è scritto che Dio nel settimo giorno si riposò. Su via, siamo seri. È vero che si riposò, ma non per fatica, stanchezza o stress, ma perché ogni cosa che doveva essere compiuta era stata compiuta ed era buona. Compiuto il suo lavoro come uno scultore dopo aver compiuto la sua opera d'arte. Dio la rimirò e la ammirò, consegnandola nelle mani della più superba delle sue creazioni, l'uomo. E infatti, appena prima di riposarsi, il settimo giorno, Dio, come si farebbe in una solenne cerimonia di passaggio e di consegne, tenne questo discorso. E Dio li benedisse. E Dio disse loro, «Siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra». E Dio disse, «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero che abbia frutti portatori di seme. Questo vi servirà di nutrimento, e a ogni animale della terra, a ogni uccello dei cieli e a tutto ciò che si muove sulla terra e dà in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. E solo dopo questo discorso che Dio si riposò. Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Il riposo di Dio fu un atto di amore, l'atto di un creatore che, messosi da parte, lascia nelle mani dell'uomo il suo creato dicendogli «Ecco, ogni cosa è tua, fanne buon uso». Il riposo di Dio era paragonabile alla soddisfazione di un padre che, dopo aver disegnato una pista sulla sabbia, si riposa, godendosi lo spettacolo della vista gioiosa dei suoi bimbi che ci giocano. Il riposo di Dio era paragonabile alla soddisfazione di una madre che, dopo aver accuratamente preparato la festa di compleanno del figlio, si mette da parte, osservando da lontano quanto lui ora si goda la tavola imbandita. In altre parole, tutto è compiuto, figlio mio, ora goditelo. Tutto è compiuto. Non ci ricorda qualcosa? Ma certo, Gesù pronunciò questa frase sulla croce all'apice della sua sofferenza. Gesù col suo sacrificio ha già posto le fondamenta di una nuova creazione dentro di noi. Tutto ciò che doveva fare l'ha fatto. Sta a noi ora entrare nel suo riposo, cioè entrare nella sua meravigliosa opera perfetta che lui ha già compiuto secondo quando decideremo di entrarvi. L'opera di Gesù è una grande oasi che è stata compiuta nel grande deserto. Dopo averla compiuta, lui si riposa perché ha smesso di essere attivo nelle nostre vite? No, tutto il contrario. Lui ha finito di costruire l'oasi e l'oasi è lui stesso.
tutto è compiuto, un'oasi che non scappa, anzi è sempre lì, pronta ad accogliere chi cercherà la sua ombra, chi cercherà le sue fresche acque, un'oasi dove trovare riposo in proporzione a quanto noi la eleggeremo a nostra dimora. Gloria a Dio! Non è una grande cosa? Dio ha compiuto per noi una grande opera, il regno di Dio, e ce l'ha consegnata. Entrate, venite, e godetene tutti del riposo che Dio ci ha donato, dove potremo attingere ricche benedizioni. Il suo riposo oggi ci appartiene. Gloria a Dio. Amen.